E lo mio se lo stava in campagna a spaccare la legna da sopra. Con la sua pancia enorme l'accetta volava. Un colpo, un altro colpo, un altro colpo. Era caldo, il sudore ne scendeva. Un colpo, un colpo, un colpo. Fino a quando una fitta più forte delle altre le fece sentire che il momento era arrivato. È la storia di come un semplice vetrano combatté contro i nobili, contro i preti cornuti, e lì poi si sedette sul trono di Circe. Sosimo, Sosimo, dacci umani, dacci umani. Ci aveva 7 mesi quando gli fecero assaggiare per la prima volta il cacio all'argentiera. Oh. Cacio all'argentiera, il cacio stagionato, tagliato fino fino, fatto fritto col pomodoro, condito con l'aceto e con l'olio. Lui se lo mangiò e poi disse: buono! E sei tu quello che, come me raccontarono, parlò all'età di 7 mesi? Quello me lo raccontarono pure a me. E perché parlasti? E perché? Perché mi vidi come Michele Zosimo non si fermò davanti a niente e a nessuno, perché il suo destino era di vincere. Il suo destino era di mandare i nobili, i borghesi e i preti cornuti a catapottersi da un'altra parte. Zosimo, Zosimo. Noi ci abbiamo la cosa forse più importante. Abbiamo la fantasia, che può essere l'arma più pericolosa. Arruaro le navi, tante navi a Palermo, liberate sbarcaro. Che sta succedendo? Ci siamo scordati la corona. Non so se mi sentì quelle parole. E ci venne da ridere. E Zosimo ci aveva un ridere, che quando lui rideva tutti si mettevano a ridere tutto attorno a lui, e dalla prima fila incominciarono a ridere, e ridevano fino al fondo della piazza, come un'onda del mare, e tutti si ridevano e ridevano fino a quando dal fondo si sentì una voce che diceva: ce la do io la mia corona. Zosimo, ho ordine di arrestarvi. In nome di chi? Disse Zosimo. In nome di Amedeo di Savoia. C'è qualche cosa che volete conservare? Disse Montaperto. E Zosimo rispose: sì, una cosa c'è. Una cassettina di legno. La tengo nascosta in casa, vi dico dov'è. E che cosa c'è dentro? Il necessario per costruire un aquilone. Ma tu lo saprai quando sarà il momento giusto? Io credo che sì. Io ce lo farei sapere pure a noi. Fofo, quando sarà il momento giusto, non avrò bisogno di spiegare. Il momento giusto è come il sole. Anche se uno ha gli occhi chiusi, quando quello brilla, se lo sente sulla pelle. Ah. E lo basico. Sentì uno strattone perché la pilone riprendeva movimento e altezza, e si mise a salire a forza di braccia sullo spago, e più saliva e meno si sentiva affaticato, si sentiva sempre più leggero, sempre più libero. E della bella me ne speravo. E gli uccelli se la fetta dormia, e l'ormeticchio dell'arma mia.